Allora, la libertà religiosa rappresenta uno strumento efficace per misurare il tasso di democraticità di un paese, di uno Stato che si professa pluralista e finanche laico. Ovviamente ogni Stato ha una sua storia riferita al modo di rapportarsi, al modo di concepire la governance, per usare un termine parecchio in voga adesso, col fattore religioso, e questa storia determina inevitabilmente a cascata le scelte che i poteri pubblici nel corso dei secoli, da quando cioè lo Stato moderno si afferma come Stato di diritto, hanno fatto in relazione al governo della società. Nel caso del nostro Paese, l'Italia, a partire diciamo dalla metà del 1800, ha cercato di ricondurre sotto l'ombrello della sovranità statuale tutte le altre fonti di autorità e di affermare inevitabilmente con molta fatica il primato della politica in ragione dei bisogni delle persone, e quindi credenti, non credenti oppure diversamente credenti. Ovviamente la storia ci racconta che cosa, riferito al caso italiano? Ci racconta delle fortissime resistenze che in primis la Chiesa Cattolica hanno opposto di fronte a questo progetto politico riferito al fattore religioso come fatto sociale, e progetto politico messo in campo da una compagine che era la borghesia liberale, il cui intento non era quello, tranne frange estreme molto minoritarie, di confinare o finanche di annullare la religione il ruolo delle organizzazioni religiose dallo spazio pubblico, quanto quello di circoscriverne lo spazio di manovra sotto i presupposti del principio di legalità, così come appunto lo Stato di diritto liberale sostanzialmente stabiliva. Soltanto con l'avvento del fascismo la Chiesa riconquista quella posizione pubblica predominante che il liberalismo non era disposto praticamente a concederle, e riconquista questo spazio di sovranità utilizzando quello strumento giuridico che va sotto il nome di concordato. Uno strumento che la Chiesa Cattolica ovviamente mostra di prediligere, al contrario invece degli strumenti normativi di natura comune, ordinaria, che lo Stato liberale invece le aveva proposto. Il caso più eclatante è il rifiuto che fa la Chiesa Cattolica della legge delle guarentigie del 1871, che non contiene disposizioni completamente, radicalmente diverse rispetto al Trattato Lateranense, ma la ragione del rifiuto risiedeva proprio nel fatto che, essendo uno strumento di matrice unilaterale, lo Stato avrebbe potuto modificarlo, e questo significava potenzialmente anche danneggiare le richieste politiche della Chiesa. Chiusa la tragica parentesi del fascismo, il compito della Costituzione qual è? Il compito della Costituzione è quello di provare a riportare la religiosità umana nel perimetro valoriale della libertà, uno spazio che in teoria avrebbe dovuto essere messo al riparo da qualsiasi condizione di privilegio per alcune organizzazioni, e che, partendo dal principio personalista e quindi anche partendo dal principio della libertà religiosa della persona, assegna alle organizzazioni religiose una rilevanza puramente strumentale, in ordine invece alla primarietà assegnata all'individuo e alle sue credenze. Noi sappiamo come sono andate le cose, nel senso che la Costituzione richiama esplicitamente i patti lateranensi, compensa questa eccezione riconoscendo anche alle cosiddette confessioni religiose diverse dalla cattolica di stipulare delle intese con lo Stato, salva la discrezionale valutazione che il governo può fare rispetto alle richieste avanzate da un qualsiasi culto, ma nello stesso tempo si dota di tutta una serie di vettori normativi che garantiscono in maniera molto ampia la libertà religiosa di tutti, come recita l'articolo 19 della Costituzione, l'uguaglianza di tutte le organizzazioni religiose, e grazie a quella norma a fattispecie aperta di cui è l'articolo 2, l'incameramento di un'ampia gamma di diritti fondamentali, che significano anche un potenziamento degli articoli 19, 2, 3 e 4 contenuti appunto nella Carta. La formazione di quello che poi è stato definito costituzionalismo multilivello ormai è un dato, sebbene si tratta di una teoria che continua ad essere
oggetto di critiche anche abbastanza marcate, ma di questo gli stati nazionali, gli stati così come sono conformati adesso, cioè gli stati aperti alla cooperazione, aperti all'integrazione, devono ovviamente tenere conto, ogni qualvolta si tratta di apprestare le garanzie necessarie per i singoli e per i gruppi anche in materia di libertà religiosa, senza legittimare scelte politiche che potrebbero creare, come continua anche ad accadere, percorsi preferenziali o vere e proprie concessioni di favore che ad alcune organizzazioni vengono fatte. E queste eccezioni noi non le ritroviamo più soltanto appunto nei concordati, ma le ritroviamo anche nella legislazione ordinaria dello Stato. Questo rappresenta in realtà il frutto di un'intensa attività di pressione che le organizzazioni sviluppano nei confronti dei poteri pubblici, delle amministrazioni, dal locale al sovranazionale. E chiaramente le chiese, quelle più storicamente radicate negli stati, temono che questa attività normativa che cade dall'alto attraverso l'azione dei trattati, le carte internazionali finalizzate alla protezione dei diritti, l'azione della giurisprudenza, quella del Lussemburgo e soprattutto quella di Strasburgo, dicevo, le chiese guardano con apprensione questo processo che potrebbe nel medio-lungo periodo provocare una accelerazione della erosione di quelle garanzie che sono contenute in questi trattati. E quindi l'idea che si possa venire ad affermare un modello oggettivo, che non c'è, di Stato laico, di laicità europea, questo potrebbe aprire degli scenari. Ma stiamo parlando ovviamente di un futuro che chissà quando verrà. Ovviamente la sfida che gli Stati devono raccogliere è quella comunque di provare a ripristinare una politica del fattore religioso che sia il più possibile conforme con questi principi che ho appena enunciato. E quindi anche attraverso un coinvolgimento di tutte le organizzazioni religiose, non mi riferisco soltanto alle chiese, ma anche alle altre forme di religiosità collettiva, può contribuire a mettere insieme una serie di tasselli che possono appunto dare vita a questo spazio di libertà più coeso e più integrato. E alle chiese, nello stesso tempo, e alle organizzazioni si deve chiedere una maggiore cooperazione, che non significa venire meno a quelle che sono le loro tradizioni, i loro profili identitari, ma significa quantomeno dimostrare di essere leale ai principi dello Stato costituzionale, a prescindere da quelle che poi possono essere le premesse di carattere storico che appunto ogni Stato presenta in modo peculiare.